Sì, la mia più che un'introduzione è un saluto, non vuole essere altro che questo, ma ahimè è il famigerato saluto dell'assessore. Ora, che cosa sia questa cosa non l'ho ancora afferrato, non l'ho ancora capito, allora ve la risparmio. E quindi il saluto intendetelo come il saluto di un collega a dei colleghi, o visto che ci sono tanti giovani, di un professore agli studenti. Sì, mi trovo più a mio agio se parlo in quanto professore, soprattutto di fronte al tema che voi avete scelto per questo vostro convegno, intitolato pur sempre alla soggettività, quella soggettività che negli ultimi decenni la filosofia sembrava aver rimosso, di cui aveva celebrato il tramonto, ma che qui torna, sia pure naturalmente in un'altra forma, in forma di trasformazione. E non solo, ma torna declinata la soggettività al plurale, e questo credo sia il punto chiave, perché declinare la soggettività al plurale significa aprire una dimensione in cui il potere incrocia ciò, il potere e il suo esercizio naturalmente, anche quell'esercizio del potere di cui si darà prova alla fine di questo incontro. Dicevo, in cui il potere e il suo esercizio incontrano ciò che li contraddice. E che cosa se non la libertà contraddice il potere? Mi fa particolarmente piacere dire questo in questa sala, che come voi sapete è stata voluta proprio perché fosse possibile, finalmente, forse per la prima volta, esercitare la libertà nella forma della discussione pubblica. Si accede a questo palazzo, si accede a questa sala, lo ricordo agli studenti che ancora non lo sapessero, attraverso una grande porta sulla quale campeggia una scritta da cui però vorrei non foste sviati, perché quella scritta ne nasconde un'altra. Dice la scritta attuale, la dedica è a Christus Rex, definito Rex Regum Dominus Dominantium, laddove il riferimento è precisamente al Cristo che legittima il potere dei signori. Ma che cosa diceva la scritta che sta sotto e che è stata cancellata da questa? Pur sempre dedicata a Christus Rex, ma Rex di chi e di che cosa? Populi Florentini. Questo diceva la scritta nascosta, a intendere che tra il popolo e l'assoluto, l'incondizionato, il principio, ciò che sta alla radice del logos, del dialogo di cui siamo capaci, eccetera, non c'è nulla, nessuno può mediare, e dunque questo è precisamente lo spazio della libertà. Questo è l'incrocio, la dimensione in cui libertà e potere si toccano, in cui la libertà può, seppure lo può, contraddire il potere. Un convegno come questo, intitolato all'esercizio del potere da parte di una soggettività che si fa luogo di questo esercizio, luogo passivo, ma non soltanto passivo, questo credo significhi soggetti a trasformazione, ebbene trova qui appunto la sua epigrafe, il suo simbolo più perspicuo e più luminoso e più seducente e più affascinante. Bene, vi invidio, io non posso restare qui perché un altro impegno di questo tipo mi sottrae. A voi spero di poter tornare, ma fin da ora a tutti voi auguro, a cominciare dagli ospiti tedeschi, ma a tutti voi naturalmente, auguro buon lavoro. Grazie.